L'ospite di oggi, ragazzi, per oltre 30 anni ci ha accompagnato in tutti i nostri pomeriggi, nelle nostre serate, doppiando decine di personaggi dei cartoni animati. Un ospite divertentissimo, è stato gentilissimo, lo ringrazio ancora, è stato fortissimo, spero che ci sarà una seconda puntata, spero di andare a filmare la sua collezione. Insomma, mi sono divertito da morire, è stata una puntata clamorosa, ragazzi. Ok ragazzi, stasera sono veramente veramente molto emozionato perché abbiamo Fabrizio Mazzotta e c'è un elenco di cose da disegnatore, doppiatore, attore, direttore del doppiaggio, sicuramente ne avrò dimenticata qualcuna perché ci sono veramente veramente un'infinità di cose. Intanto grazie mille tanto per tutte le difficoltà, la pazienza nei vari collegamenti e soprattutto per aver accettato l'invito. Ciao a tutti, è sempre un piacere, insomma, essere invitato a fare quattro chiacchiere. Allora, quando uno fa tutte queste cose, qual è la cosa per la quale ti piace essere identificato? Perché poi magari uno dice, Krusty il clown dei Simpson, ma magari non è quella la cosa che a te personalmente, anche se magari è la cosa che più riconoscono, però... Guarda, ormai Krusty il clown sono 31 anni che lo doppio, poi da alcuni anni diciamo alterno le direzioni del doppiaggio dei Simpson insieme ad altri colleghi e insomma sicuramente è un personaggio iconico col quale mi fa piacere essere riconosciuto, però poi chiaramente nel cuore ho anche Eros di Pollon, Mizar di Goldrake e il Minion, il Topino Bianco di Cartoni Animati di Spielberg, insomma ce ne sono tantissimi. Io per esempio ce n'ho uno che proprio come l'ho scoperto che eri tu, sono andato subito in tilt perché io vado matto per quella serie e quindi ho detto quando lui entra io gli dico allora vieni Mignolo, dobbiamo prepararci per domani sera. Bacchio! Ehi prof, cosa facciamo stasera? Cioè capito, no, ce la faccio. Questa, io vado matto per Mignolo e il prof, sono andato in America più volte, non ho mai trovato una maglietta, non ho mai trovato una cosa, non ho mai niente. Incredibile. Pensa, io ne ho ben tre magliette di Pink and the Brain. Pink and the Brain è geniale come serie. Geniale. Sì, geniale. Cosa tra l'altro sembra che Netflix abbia commissionato una nuova serie di cartoni. Adesso speriamo che vengano in Italia e speriamo che mi richiamino per doppiare Mignolo, perché mica è detto. Questo ne parlavo l'altro giorno ho avuto il piacere anche di parlare con Roberto Chevalier e parlavamo di questa cosa e dicevamo è assurdo quando cambiano il doppiatore a un personaggio che ormai la voce e il volto sono una cosa sola, è assurdo cambiarlo. Guarda, a me è capitato spessissimo, è capitato con Dragon Ball dove doppiavo il maialino che nella versione originale era Long, poi nella versione Mediaset lo chiamavano Oscar, però insomma ha avuto diverse voci. Mi è capitato col Mendo di Lamù, mi è capitato recentemente con i Puffi, dopo tantissimi anni, dove io ho doppiato i Puffi nella serie TV degli anni 80, nei due film cinematografici, poi nell'ultimo film cinematografico hanno cambiato le voci. Insomma succede. Quindi mai dire mai. Quindi nei due film live action non sei tu, Tontolone? Sì, sì. Ah, ok, ok. Nei due film live action nella nuova serie a cartoni? No, c'è un terzo film che non è live action, ma è solamente a disegni animati. Ah, sì, è vero, non l'ho visto, è vero, sì. Quello con le buffette nella foresta incantata. Sì. Dove lì tutto il cast dei Puffi è stato cambiato, il cast dei doppiatori. Questa è follia pura. Sì. Anche perché Tontolone, sì. tra la serie e i due, a parte il fatto che se fai due film, il terzo me lo cambi. Sì, non solo, ma era arrivato anche una, adesso non mi ricordo, un fax, un'email, dove la Sony diceva, Old Voice, cioè la mia, Old, la vecchia voce della serie anni 80, Old Voice, very nice, molto carina. Per cui mi hanno riconfermato all'epoca quando bisognava ridoppiare i film. Per cui non si capisce perché questo terzo film
hanno avuto questa pensata, però succede, è il favoloso mondo del doppiaggio. Sì, no, ma poi ci sono dei personaggi che sono, cioè Tontolone non è uno dei buffi, è uno dei protagonisti. Quindi sì. Cioè, non mi stai cambiando la voce di un puffo che appare tre puntate su 50 e dice vabbè, non se ne accorge nessuno, è uno dei protagonisti. Cioè, sì. Anche perché io, per renderti anche onore, omaggio, eccetera, eccetera, per chi ci stesse seguendo ha già capito che Eros di Pollon, io c'ho una certa età, quindi è un'altra cosa che mi porto nel cuore assolutamente. Però appunto Tontolone nei puffi, Crusty, appunto il pagliaccio di Simpson, sì, ok. Per esempio Iago nel live action di Aladdin. Ah, guarda, quella già l'ho raccontata insomma varie volte, però io all'epoca nel 97, 98 non mi ricordo, quando insomma uscì il film d'animazione Disney di Aladdin, fecero i provini giustamente in tutta Roma per cercare la voce dei vari personaggi, tra cui Iago il pappagallo, e pian piano sbaragnai tutta quanta la concorrenza. Eravamo rimasti io e il mio collega Marco Bresciani. Io ero quasi insomma sicuro di averlo in tasca questo personaggio, perché insomma la R poi mi aiutava, la R naturale, però non è andata così. Hanno scelto Marco Bresciani, tra l'altro bravissimo, perché ha fatto Iago nei film, nella serie TV, in maniera insomma eccellente, però questo personaggio mi è rimasto sul gozzo. Per cui quando ci fu la notizia di questo film live, ho fatto in modo che mi chiamassero per fare il provino per Iago. Invece poi in realtà mi hanno chiamato subito senza fare il provino, insomma. No, ma che infatti io dicevo anche che quando i doppiatori italiani, cioè abbiamo i doppiatori più bravi del mondo, questo lo sappiamo tutti, sono tutti bravi, quando cambiano la voce il problema non è che va un doppiatore scadente, perché i doppiatori sono tutti bravi, il livello del doppiaggio italiano è alto, è solo un problema di riconoscimento. Sì, infatti appunto io parlo bene di Marco Bresciani, ma non per piaggeria, perché veramente non devo neanche dirlo, insomma è bravo. Così come chi mi ha sostituito sui puffi è un bravissimo doppiatore, non si tratta di quello, si tratta che sono insomma cose strane. Però per quanto riguarda però diciamo la serie a cartoni animati, i film di Aladdin e il live, proprio è una politica della Disney di cambiare tutto il cast vocale, per cui in quel caso no, ma chiunque lo faccia è una follia, secondo me. Cioè, ripeto, poi soprattutto, ecco, per esempio in quel caso io sono stracontento per te che dopo anni sei riuscito ad ottenere Iago, però dobbiamo essere onesti, adesso è una follia anche questo, cioè nel senso, dopo che hai fatto fare per anni alla stessa persona, e quindi anche sì, al contrario. No, è vero, però in questo caso specifico, adesso lascia perdere che l'ho fatto io e sono contento, certo. Però in questo caso specifico avrebbero dovuto allora richiamare per il live, se avessero chiamato il vecchio doppiatore di Iago, avrebbero dovuto richiamare anche i vecchi doppiatori di Aladdin, Jasmine, certo. Certo. No, perché però purtroppo l'età avanza non potevano più farlo. Allora sarebbe stato brutto far rimanere una sola voce e tutto il resto cambiato. Hanno fatto un tabula rasa e hanno rifatto il cast dei doppiatori. Certo. E come è stata questa esperienza con Iago? Meglio per me. Cioè, sicuramente. No, è stata una bella esperienza, perché la direttrice di doppiaggio era Fiamma Izzo, molto scrupolosa, molto brava, molto attenta. Ci siamo presi tutti quanti i tempi necessari per doppiare un film cinematografico di gran pregio, per cui la lavorazione è stata veramente tranquilla, piacevole e accurata, per cui veramente sono soddisfatto, insomma, sia della resa e anche della lavorazione in sé quando stavo in sala di doppiaggio. Certo. E tra l'altro, altra cosa da estremo nerd, se non sbaglio tu sei anche la voce del titolare della fumetteria in Big Bang Theory. No? Ah no, sono... tu sei Pricky. Esatto, Pricky. Quello che Pricky, giusto. Sono il cattivo, sì. I duetti che rompe le scatole a Leonard. I duetti con Leonard sono eccezionali. Giusto, è vero, sì, scusa, volevo dire esattamente, ma anche quando vanno con Sheldon a fare l'arrampicata
a parete ci sono delle gag clamorose, e anche quella è, cioè, la tua voce è troppo particolare, è troppo, cioè, uno di quei casi in cui uno lo sente e dice: è lui. Cioè, non... Lì mi scelse per quella serie, il direttore di doppiaggio era Leslie Lapenna, e mi scelse perché giustamente, insomma, ha avuto una bella trovata, perché l'attore che interpreta Pripke anche lui ha un difetto di pronuncia, mette le parole in modo strano, ha una voce un po' gutturale, e per cui chiamo me con questa R, con questa voce particolare. In effetti su Pripke ci stavo bene, anche se ogni volta che andavo a doppiare mi stava un po' strano sto personaggio, no? Non mi ci ritrovavo, perché boh, tant'è che mi richiamavano, cioè, caratterialmente mi sembrava, poi in realtà così non era, che la mia voce non si adattasse poi al personaggio, invece poi no, così non è. Però poi mi richiamò Sky per un'altra serie un'altra serie TV, dove c'era questo attore di cui mi sfugge il nome, e però vabbè, insomma, questo ci sta, capita. Lì il provino l'ho perso, e invece l'ha vinto un altro collega, tra l'altro con una voce completamente differente dalla mia. Secondo me ci sta pure meglio. Ma almeno, se è simile, uno magari gli dà un po' più fastidio. Se è una voce completamente differente, ci hanno scelto una voce diversa. Sì, una volta in un film, per tornare a quello che si diceva prima, una volta in un film questo attore che interpreta Pripke lo ha doppiato in un film la voce che invece doppia Sheldon in Big Bang Theory. Ah, ok, Leonardo Graziano. Sì, esatto. Leonardo Graziano. Tra le stranezze. Sì, cioè, queste sono le cose che poi dicevamo, che quando tu cambi una voce, a quel punto sembra, è come se tu domani doppiassi Sheldon, uno vedrebbe, dice: oddio, che per i filchi che parla Sheldon, capito? La gente fa confusione. Questo però è anche colpa dei direttori di doppiaggio, che a volte sono un po' sciatti e non pensano, non guardano la TV, non vanno al cinema, non leggono, non fanno niente, e quindi dovrebbero pensare: quel personaggio è un personaggio, quell'attore è un personaggio che per anni è stato su una serie TV molto famosa, per cui perlomeno, come ha fatto Sky, dovevano chiamare me e fare un profilo, non lo so, insomma. Certo, almeno mettere alla pari. Ha detto: no, c'è questo attore, fa sempre doppiato Mazzotta, facciamogli il provino. Poi non l'ho vinto, ci stava benissimo, però certo, hanno avuto, come dire, il raziocinio di dire: questo l'ha doppiato Mazzotta, richiamiamolo. Almeno sentiamolo, certo, poi magari facciamo una scelta diversa, certo, almeno per rispetto. Come quando faccio direzione di doppiaggio, comunque mi informo sui personaggi, sugli attori, doppiatori, è il mio mestiere, insomma, questo uno dovrebbe fare, però il doppiaggio, abbiamo detto che non sempre le cose funzionano con la logica. Ma è come doppiare uno stesso personaggio per oltre 30 anni? Cioè, dopo un po' si perde lo smalto, diventa un po' una routine, oppure comunque i Simpson è talmente che... No, allora, no, nel caso dei Simpson sono 31 anni che lo faccio, per cui c'è anche il divertimento. Ogni volta, ogni anno rivedi un vecchio amico, insomma, che conosci bene. A me fa piacere continuare a fare Krusty, e devo dire, a me divertono. Vabbè, scusami, lì sarebbe un omicidio, non una follia, dopo 31 anni. Cioè. Eppure, anche... Ma... Per due volte l'ho scampata, una volta per una distrazione, perché sul piano di lavorazione avevano messo un altro doppiatore, poi dopo mi sono accorti che invece l'avevo fatto io, e quindi mi hanno richiamato a farlo, perché l'avevo fatto per anni io, però si erano sbagliati, a molti anni fa. E invece un'altra volta, insomma, erano successe questioni economiche, quindi il budget di tutti i doppiatori si era abbassato, tant'è che, insomma, è storia nota che due doppiatrici non hanno voluto riprendere a fare i ruoli, e mi dissero: guarda, se ti sta bene così, se no ti sostituiamo. E io alla fine invece ho accettato, perché tanto, insomma, non per nostra fortuna. E anzi, mi diverte fare i Simpson. Comunque, anzi, se vogliamo, c'è anche un rientro in termini di notorietà, mi invitano
alle convention di fumetti, faccio delle pubblicità, per cui insomma tenermi questo personaggio, oltre che piacevole, come dire, è anche utile. Noi siamo contentissimi, ecco, che tu abbia fatto questa scelta. Sì, ti ripeto, è un vecchio amico che mi fa piacere rivedere, certo. Anche se ci fu un anno che si vociferava che Crusty dovesse morire il personaggio. Io ho detto, vabbè, se muore, pace, certo, lo sono fatto, lo sono doppiato per 28 anni, non mi ricordo, vabbè, è giunta la mia ora. Invece poi così non è stato e mi ha fatto piacere. Certo, molto. Ma quindi tu hai lavorato col grande Tonino Accolla? Sì. Io l'ho conosciuto una volta sola, lavoravo al Disney Store di Via del Corso e... matto fuori di testa, ha fatto uno show, perché ovviamente io l'ho riconosciuto e lui ci ha fatto la risata di Eddie Murphy, ci ha fatto, era veramente disponibile e molto molto simpatico. Sì. Era veramente molto 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 bravo in sala di doppiaggio, veramente un fuoriclasse, geniale, riuscì a fare delle cose proprio con i copioni, con l'interpretazione che pochi riescono a fare tuttora, veramente bravo. Lui ha diretto il primo anno dei Simpson, poi dopo non più, era accreditato, però in realtà la direzione era di Susanna Iavicoli, che adesso purtroppo è scomparsa. Per tanti anni poi la direzione l'hanno fatta altri colleghi doppiatori, poi Tonino ha ripreso per alcuni anni, poi ha di nuovo mollato e poi purtroppo insomma è scomparso. Certo. No. Però cioè, è stato sostituito in maniera egregia, insomma. Sì, a me non dispiace Massimo Lopez, accidenti. Certo. Insomma, una bella scelta, anche perché molti come dire, si lamentano di questa voce nuova, ma purtroppo quando è così non ci si dobbiamo può fare. Sì. È uno shock, eh? È uno shock, perché è uno shock. Certo. Io mi ricordo quando morì il doppiatore del Dottor House alla settima stagione. L'ultime due è stato un trauma, cioè, perché poi quella era una voce troppo, quella era il doppiatore di Jeff Bridges, adesso non mi viene il nome, ma era un doppiatore famosissimo, una voce che si era sposata con House in maniera perfetta. Sergio Di Stefano era venuto a mancare, per cui lo sostituì, aiuto, adesso l'Alzheimer mi sfugge, mi viene in mente adesso un attimo di Alzheimer. Però lì la voce era molto diversa. Invece nel caso di Homer Simpson, devo dire che sia Tonino che Massimo Lopez fanno una cosa molto semplice, cioè cercano di rifare quello che fa l'originale. Chiaramente sono due persone diverse, con due voci diverse, ognuno di loro, sia Tonino Accolla che Massimo Lopez, lo fa con la voce che gli è propria, però di base è la voce originale di Homer. Mi pare che è Dan Castellaneta. Sì, grande. E tra l'altro tu, io ho avuto la fortuna di conoscere un'altra collega tua, che è Monica Ward, che lei, io lavoro al Disney Store a Porta di Roma, a Roma, e lei è venuta spessissimo, quindi abbiamo parlato, io la prima volta che l'ho vista gli ho detto no Lisa, ti prego, poi ho scoperto tutto quello che altro ha doppiato, insomma anche lei simpaticissima, bravissima, sì. Insomma, che spero anche lei accetti l'invito prima o poi di fare questa cosa, perché anche lei è... per lei. Sì, lei è veramente, pure lei è veramente molto brava. Una cosa mi ha incuriosito, ma tu hai cominciato giovanissimo. Sì, perché io vedo delle serie che io avevo circa 5-6 anni, una cosa di questo genere, perché ho cominciato facendo l'attore in carne e ossa, quindi interpretando film, sceneggiati TV, pubblicità e così via. Poi c'era l'esigenza di doppiarmi e quindi ho conosciuto questo ambiente del doppiaggio. Poi crescendo mi piaceva molto, per cui ho un po' abbandonato tutte le rogne dei provini, film, telefilm, set, Chuck, cose e così via, e mi sono più indirizzato nel fare doppiaggio. E sto bene così, devo dire. Secondo me è un gran lavoro, è veramente un bel lavoro, veramente bello e dà anche molte soddisfazioni, secondo me. E poi anche mano a mano, adesso c'è visibilità per i doppiatori, cioè mentre magari 40 anni fa c'era una voce, ma nessuno sapeva il volto, nessuno conosceva il volto dietro. Adesso, per fortuna, viene reso merito
quindi con le convention, con le mostre di fumetti, con magari un'intervista, con, e quindi uno esatto. scopre tutto il lavoro che c'è dietro e tutto il talento che c'è dietro, perché se uno fa questo lavoro da X anni, c'è un lavoro dietro, c'è un talento, c'è una costanza poi nel mantenere la professionalità alta. Sì, sì, infatti dico sempre, quando c'è la famosa polemica doppiaggio sì, doppiaggio no, innanzitutto dico che c'è libertà di scelta, ognuno può vedere un prodotto TV cinematografico come vuole, però senza togliere il doppiaggio, perché il doppiaggio, come dire, è una cosa in più, è un apporto di qualità se è fatto bene, perché se è doppiato con attori bravi, è, come dire, l'arte della recitazione, per cui è una cosa bella, insomma. Certo. E poi d'altronde, quando noi andiamo a teatro, nessuno dice, ah, ma io ho visto Shakespeare, ma perché non me lo fate in inglese antico, me lo fate in italiano? No, uno va a teatro, vede... È un adattamento. E così i libri, uno, ripeto, chiaramente uno può comprare un libro in lingua originale, ci mancherebbe altro, però la maggior parte, se tu vai in libreria, ci sono libri tradotti in italiano, certo. E tu, la maggior parte delle volte... compri un libro in italiano e stop, non fai tante polemiche. Certo, no, ma poi io, allora, devo dire sinceramente, io sono malato di cinema, una delle mie passioni principali è il cinema, io, sì. Proprio malato di cinema e quindi di doppiaggio, di colonne sonore, e io ho sempre pensato che tutti quelli che dicono, ah no, no, il doppiaggio orribile, io vedo solo i film in lingua originale, allora, se sei madrelingua, secondo me lo puoi fare. La trovo un po' di... Devi essere madrelingua dell'inglese, francese, danese, finlandese, fiammingo, arabo, cioè devi essere un poliglotta. Io ho lavorato in America. E anche l'inglese dipende, devi essere molto, molto, molto bravo, perché i dialetti, l'interiezione, gli slang, devi essere veramente bravo per goderti di un film, se no non te lo godi, ed è un peccato non godersi un film. In America molto spesso da stato a stato non si capiscono. Certo. Quindi c'è, cioè, quelli, ecco perché la trovo un po' una cosa di una cosa snob, quella di dire io li guardo e non è detto che tutti capiscano. Io dico sempre che me li voglio gustare e per gustarmi non mi voglio concentrare, non devo fare uno sforzo. No, ma io quando vado in Francia, ma anche in Italia, insomma, io me li vedo i film in lingua originale con i sottotitoli, per cui li vedo anch'io. Neanche mi danno fastidio i sottotitoli, però ti ripeto, il doppiaggio secondo me è un'aggiunta in più ed è un'aggiunta di qualità, perché e poi sai cos'è? Che se uno si vuole godere un film, tu lo devi godere in tutto e per tutto, e il distrarsi a leggere i sottotitoli ti fa veramente perdere il climax nel vedere un film, esatto. Anche quello è un disturbo. Sono veramente d'accordo. Originale, ma devi capire tutto, devi sapere tutto. E poi ti ripeto, ma il danese come lo vedi? Io sì. Ultimamente stavo seguendo il vietnamita. Sì, o il vietnamita. Io una serie in fiammingo e lo facevo con i sottotitoli. Certo. Se fosse doppiata sarebbe stato meglio. Sarebbe insomma. Stato molto meglio, certo. Certo. Ma leggevo che tu sei anche disegnatore. Sì, disegnato bene, per sì. Topolino, Lupo Alberto e Cattivic. Sì. Poi ho fatto fumetti per ragazzine, fumetti porno, sceneggiature per storie, diciamo, popolari, quindi d'avventura, un po' tutto, sì. Ma disegni ancora? Disegnicchio quando ho tempo. Guarda, giusto stamattina ho consegnato una tavola di fumetti per un libro a favore della ricerca per il coronavirus. Okay. Un libro, insomma, che verrà venduto in beneficenza, per beneficenza, e quindi ecco, oggi ho ripreso il pennino in mano. Però sì, insomma, io all'epoca, che sarà stato 15-20 anni fa, sì, lavoravo, alternavo doppiaggio e fumetti, perché è la mia grande passione. Anche io ho casa, ora non si vede, ma insomma ho casa piena di fumetti. Sì, anch'io, cioè piena di fumetti e di DVD e di Blu-ray. Idem. Esattamente, Idem. Quindi, infatti gestisco un canale nerd. Sì, questo, ma beh, ci capiamo. Per fare,
tutte queste cose e tutte in un ambito nerd, uno deve avere un minimo di passione per questa cosa, se no non traspare. Sì, bravo. Torniamo a bomba quello che dicevo io prima. Ora noi usiamo la parola nerd, ma insomma ci capiamo, però chi fa questo mestiere che ha a che fare con lo spettacolo, delle immagini, degli audiovisivi, tu devi stare un po' al passo con i tempi, devi stare nell'onda. Secondo me il fatto che io vado al cinema, vedo molta TV, leggo riviste, leggo fumetti, sicuramente questo mi ha, come dire, mi viene il termine, mi ha agevolato nella mia professione. Certo. Però è giusto che sia così, insomma, devo stare al passo con i tempi, devo sapere dei riferimenti culturali. Big Bang Theory, c'era una massa di riferimenti culturali che un direttore di doppiaggio... Se non sei nerd non li cogli. Sì. No, ma qualsiasi cosa. Io, insomma, mi ricordo da direttore di doppiaggio, ogni tanto ho a che fare con copioni adattati non benissimo, e ci sono delle cose che veramente io allibisco, cioè, ancora questa perché è adattata in modo sbagliato. Chiaramente si riferisce a questo piuttosto che a quest'altro. Stiamo parlando di Evangelion, no? No, non parlavo di Evangelion, quello... Perché ho visto che tu hai diretto il doppiaggio di Evangelion 1.0. Sì, ho diretto le prime puntate della serie TV, poi tutti i film usciti della serie Evangelion, per cui appunto il 2.0, che tra l'altro doveva arrivare l'ultima puntata nel 2020, ma per via del coronavirus si sono fermati i lavori e le lavorazioni, e per cui anche stavolta non si sa quando uscirà. E quindi che cosa ne pensi di questo nuovo doppiaggio di quello di Netflix? Allora non posso dire molto perché sennò mi cazziano. No, nel senso, uno, sì, ripeto, no. Anche, lui ha adattato anche tutti i dialoghi di tutti i film dello studio Ghibli, quindi nessuno dice che lui sia un incapace, però io sono sempre stato dell'idea che debba essere un adattamento, se no diventa un giapponese italianizzato, cioè un italiano giapponesizzato. Mettiamola così: uno, cosa ne penso del doppiaggio? Tutto il bene possibile, perché è il cast di doppiatori che ho scelto io, e devo dire che avevo paura in questo senso, perché cambiare un cast iconico come quello della serie anni 90 era, insomma, mi faceva un po' tremare. Però ho visto che poi le critiche sono state veramente benevole, il nuovo cast è piaciuto, nonostante la maggior parte delle persone sia affezionata al vecchio cast, giustamente. Però insomma ho visto che il nuovo cast è piaciuto. È stato accolto bene. Poi, in linea di massima, mettiamola così, un adattamento è appunto un adattamento, non deve essere una traduzione pedissequa. Perché cioè, a me alcune sue scelte di precisione piacciono, perché è una firma, è ogni tanto che sì però l'adattatore, tu fai un lavoro, tu adattatore fai un lavoro per il pubblico, è un lavoro popolare, tu ti devi mettere al servizio del pubblico, non al servizio di te stesso, al servizio del pubblico, senza tradire, ci mancherebbe l'originale. Altro proprio originale. Certamente, però ci sono delle costruzioni grammaticali che vanno per forza di cose, e questa è la professione dell'adattatore, e questo è il lavoro, vanno adattate, lo dice esattamente. Anche perché secondo me rende anche più difficile il vostro lavoro, certo, perché certo. Quando ti trovi, io perché credevo che sapevo, ma non avresti saputo, se tu non l'avessi saputo, uno lo deve doppiare, ti trovi lì e dici ferma, che ho detto, e diventa infatti, anche difficile poi dargli un'intonazione. Infatti i doppiatori, quando c'è un dialogo non brillante, stanno in difficoltà. Ma noi d'altronde in inglese dicono cavolo cani e gatti, stiamo dentro, sarebbe tradotto letteralmente. Certo. Da noi è piove che Dio la manda, restiamo in casa. Certo. È quello l'adattamento. È diverso dall'originale? Sì, tecnicamente sì, certo è diverso.
ma il senso è lo stesso. Tu devi non portare tradisci. Il senso, è certo. Certo. Questo assolutamente. Ma un'altra cosa mi incuriosiva molto, tu fai parte di Adam Italia, associazione che chiede di impedire la censura negli anni. Allora, questa cosa che in ogni intervista me ne fa. Sì. No, perché io sono d'accordo su questa cosa, quindi non sapevo nemmeno se fosse un'associazione. No, ecco. Allora, tantissimi anni fa, ma tanti anni fa, che non mi ricordo nemmeno quanti, mi contattò questa Adam Italia chiedendomi un articoletto sulla censura, cosa che io ho fatto e in sintesi sono contrario a ogni tipo di censura, proprio ogni tipo di censura sono contrario. E però da questo articoletto, poi di Adam non ho più... Sei diventato tipo il fondatore per un articoletto. Sì, esatto. Ogni volta su ogni intervista. Però no, ribadisco quanto ho scritto e quanto ho detto. La censura... Anche perché oggi la trovo ridicola, no? Certamente, ma è sempre stata ridicola. Ma perché mai censurare? Tu censuri la voce di un autore, ma perché mai? Poi puoi essere d'accordo, non essere d'accordo. Però io ti propongo questa cosa qua e poi sta a te decodificarla come meglio credi. Ma poi con quello che si vede oggi in giro. Cioè, con quello che si vede, basta aprire Facebook, basta aprire... E quindi la censura mi sembra veramente... Boh, non lo so. No, non... ma guarda, ci possono anche stare delle cose che oggettivamente, personalmente, a ognuno di noi possono essere indigesti, non lo so. Però stanno lì. Ok, ti sono indigeste, però affari tuoi. Perché me la devi censurare? Cioè, veramente è sempre una cosa da non fare. No, secondo me è sbagliata sempre. Anche perché chi controlla i controllori? Chi esatto. Censura cosa? Perché censuri una cosa? In base a quale ragionamento? A quale mentalità? La tua? Ma perché la tua è migliore della mia? E invece nulla... E poi si snatura l'opera, quindi... Che cosa? Si snatura l'opera, certo. E poi sai, la censura è sempre pericolosa, insomma. Censurare parole e pensieri. Sì, esattamente. Tra l'altro leggevo il corvo in Brave, in Ribelle. Ah, sì. ogni tanto me ne viene fuori qualcuna, io da dipendente Disney, da amante del cinema, della Disney, da dipendente Disney, e quindi ogni tanto quando trovo Disney mi focalizzo, perché pure il corvo... Io conosco la Mazza Mauro, però purtroppo per Brave non abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato separati. E lei ha fatto la sua parte e io invece poi ho fatto la mia, insomma, il corvo mi è piaciuto molto. Certo. Devo dire, cosette Pixar ne ho fatte, Disney poche. Io Pixar non ce l'ho io nella lista delle cose. Guarda, per Pixar ho fatto Brave, che Brave è Pixar. Sì, a parte Brave, perché cioè io sono, questo è un tarlo mio, che io Brave non lo considero Pixar. Cioè, per me è fuori dalla genialità di... Mi sembra più Disney che Pixar. E quindi non vorrei sbagliare. Pixar. No, è Pixar. È Pixar, assolutamente. No, poi per la Pixar ho fatto due cortometraggi di Toy Story. E poi un'altra cosa... Ma quella di Hawaii, per esempio? No, una era dove tutti, insomma, i giocattoli andavano in una suta di psicoanalisi. Ah, sì, ok. Mi sembra che era un dinosauro, un drago timido, non mi ricordo bene. Invece un'altra dove i personaggi di Toy Story andavano in un mondo parallelo, un mondo preistorico. Bellissimo. Dove ci sta il, mi sembra che si chiamasse il chierico, una specie di pterodattilo cattivo, e dove io appunto gli prestavo la voce. Devo andarla a rivedere, perché c'ho anche le figure di quel cortometraggio. Ah. Quello era stato fatto per Halloween, se non sbaglio. Una cosa del genere. Era Land Before Time, una cosa del genere. C'ha un titolo simile. E allora devo andarla a recuperare, perché mi mancava... Invece ti volevo chiedere un doppiaggio molto particolare, secondo me, che è quello di Titeuf. Sì, che guarda, pochi giorni fa, mi pare su Amazon... l'ho visto, me lo sono rivisto. Sì. Perché io feci tutta la serie TV e il film. Il film è pesante, cioè nel senso, io sono andato, no, porta tematiche importanti, porta tematiche serie, cioè non è un cartone animato leggero.
No, no, e devo dire che, ma anche l'autore, Zepp, sono anni, insomma, che da noi non ha avuto tanto successo, ma nei paesi francofoni è veramente una star di prima grandezza. I libri vendono milioni di copie, cosa che da noi è impensabile. E lui è un autore veramente intelligente perché riesce a coniugare questo linguaggio ironico, umoristico per l'infanzia, ma fa passare anche dei messaggi più adulti, più seri, più maturi, Sì, cosa che beh, da noi in Italia sarebbe è un po' impensabile. difficile, sì. Sì. Beh, io sono andato a vederlo con mio figlio, noi ci eravamo appena separati con la mia ex, e devo dire che seduto lì a vedere il film, io e mio figlio, e ci eravamo separati da poco, è stato un Ma gli è bel pugno allo piaciuto? stomaco, molto, però è stato un pugno allo stomaco, non me l'aspettavo. C'è tutta Ma questa sai cosa cos'è? sulla Certo, separazione. Ecco sai perché ti cos'è? chiedevo, è un doppiaggio particolare, insomma, non è una cosa, cioè tra quello e il corvo di Brave ci sono, c'è un mondo. Sì, ma sai cos'è? Che poi, insomma, noi giustamente ragioniamo con la testa della nostra età, ma i giovani sono molto più ricettivi, hanno la mente più aperta, si fanno meno problemi, meno pippe mentali di quante ce ne possono fare noi. E quindi io trovo giusto, insomma, No, 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 assolutamente. far passare con un linguaggio ovviamente adatto a dei bambini, dei ragazzini ovviamente, però trovo giusto far passare anche dei concetti un po' più seri. Bravo, Io sono sempre per alzare l'asticella anch'io. da Sì. piccoli, anche con i fumetti, io Con un perché. linguaggio adatto a loro, chiaramente, perché però sì, anche con i fumetti. Io da piccolo leggevo una gloriosa testata di fumetti che era Il Cuore dei Ragazzi. Il Cuore dei Ragazzi parlava di politica, di razzismo, di omosessualità, di scandali, di tangenti, ed era, diciamo, rivolto a una fascia d'età dagli 8 ai 14 più o meno, quindi una fascia adolescenti, preadolescenti. E trattava di questi temi importanti, ovviamente con un linguaggio che i più piccoli potessero capire. Però, insomma, ci stava questa rivista qua, bellissima, È indimenticabile, che vero. forse adesso sarebbe veramente, non la farebbero neanche stampare, una Anacronistica, cosa sì. così, anacronistica per Ma perché assurdo. secondo me anni fa, nella fascia 8-14, erano già considerati ometti. Sì. Oggi a 20 anni sono ancora bambini, molto Sì. spesso. Cioè, secondo me è questa la cosa. Cioè, anni fa, quando c'hai 13-14 anni, cioè, eri un ometto. Certo, lì la filosofia giustamente era, come dire, coltiviamoci in un certo modo gli ometti perché un domani saranno uomini e quindi già gli formiamo una coscienza, un modo di pensare. Certo. No, e io, infatti, io sono per esempio, mi rammarico le interviste che ho fatto con dei disegnatori di fumetti. Mi rammarico che leggano pochi fumetti oggi, perché ci sono fumetti che fanno riflettere, però Proprio no. leggono pochissimo. Tra l'altro, leggono pochissimo. Cioè, competere con i videogiochi, con le console, così è una tragedia. Bravo, è una E tragedia, quindi, sì. io, infatti, a tutti chiedo come si può fare. Qualcuno ha detto digitalizzandoli, e magari sul tablet li possono leggere. Però secondo me è proprio un momento di calma leggere un fumetto. Ci hanno provato, ci sono diversi fumetti scaricabili, insomma, su tablet, però non fanno successo. Non so No, perché. infatti non è. Anzi, purtroppo adesso il fumetto sta diventando, come dire, una cosa di elite, quando invece, cioè io mi ricordo che le edicole erano piene di giornaletti popolari, insomma, con prezzi popolari. Forse, guarda, forse, non lo so qual è ovviamente la formula magica per risollevare l'editoria per ragazzi, forse un modo potrebbe essere, innanzitutto, di mandare in edicola giornaletti a poco prezzo, veramente popolari, in modo che tutti possono comprarli e sono magari più A interessati, più fare da apripista. apripista. E soprattutto, secondo me, ci vogliono anche autori giovani e non ci sono. Non ci sono, o magari non gli viene dato modo di sceneggiare o disegnare, perché la maggior parte di autori hanno 40, 50, 60 anni, che va benissimo. Io
mi ci ritrovo perché, che ne so, leggo Tex, Martin Mister e così via. A me piace, ma mi rendo conto che un ragazzo di 15, 16, 20 anni Tex possa non interessare. Adesso hanno fatto Tex Willer che sta prendendo un po' la fascia più bassa. Sì, ma non abbastanza. Sì, è vero. Ha avuto un buon successo, mai quanto la testata principale. Ha un buon successo, ma insomma, purtroppo il fumetto è in crisi. Io quale sia la posta, quale possa essere la No, fonte, non la so. Però uno cerca di buttare Ognuno ha un'idea. Io ho detto portiamo chi c'ha a casa dei doppioni, volevo creare un movimento, l'ho detto anche l'altro giorno, ho intervistato Laura Zuccheri, che è l'autrice del penultimo Texone. E io ho detto volevo creare un movimento, ognuno ha di noi a casa dei doppioni, di portarli nelle scuole, fare delle giornate nelle scuole, regalare dei fumetti ai bambini e magari colpiti 100, 10 si convertono. Certo, ma sì, sarebbe una buona idea. No, ma Almeno. sicuramente, perché io mi ricordo, i tempi erano diversi, ma di base la TV ci stava, insomma. E certo, Ho una certa età, ma ma anche i insomma, c'erano videogiochi, ma anche i videogiochi i videogiochi. erano E però arcaici, questo, però. questo però, io ai miei tempi non portavo assolutamente via tempo ai fumetti. Io mi vedevo la televisione. I videogiochi no, perché non mi sono mai piaciuti particolarmente, però andavo in giro a giocare, andavo al cinema, vedevo tanta televisione e leggevo tanti fumetti, facevo tutto perché mi piaceva, mi trasportavo in un mondo, come lo Certo. facevano le serie TV, lo facevano i fumetti, come me lo fanno tuttora del resto. Certo. No, è vero che cioè, per trasportarsi in un mondo, se uno apre una console moderna con un videogioco moderno, ci entra veramente nel mondo. Però è No, no, apprezzare la certo. pazienza, cioè stare seduto in poltrona e leggere un fumetto, è calma, rilassarsi, è la pazienza, è il gustarselo. Sono due, è come andare al ristorante a mangiare un buon piatto e andare da McDonald's. C'è il giorno in cui Però uno va da McDonald's perché è in pausa pranzo, ma se vuole, si deve sedere in un ristorante. certamente, esatto, ma i ristoranti infatti non sono chiusi. Hai detto la parola magica. Gustarsi un fumetto è bella questa parola, te lo gusti, è bello. Cioè, che devi avere la Esattamente. pazienza, è meno immediato sicuramente. È un altro modo di calarsi in un mondo, però è un modo appagante, secondo me, poi alla fine. No, sì, sicuramente, che poi dà assuefazione Sì, dà assolutamente. e diventa un problema economico a quel punto. Esatto. E di Esatto. spazio. I due grandi problemi dei collezionisti sono Esatto. spazio e soldi. Sai che poi, bene o male, uno continua a comprare. Io ho dovuto comprare l'appartamento a fianco, ho dovuto comprare perché non sapevo più dove mettere i fumetti. Dico Ah, solo questo. ecco, bene. Beh, allora no, no, non si sa mai. Io una delle rubriche che ho, quella tra l'altro che fa più visualizzazioni del canale, sono le collezioni degli altri. Guarda, ce l'ho a visita. Io la butto lì. In un momento in cui non ci fosse così, io Guarda, ci sto. verrei a filmarla molto volentieri. Perché è un peccato quando ci sono delle collezioni belle, enormi, che nessuno vede perché sono chiuse dentro le case. Certo, un peccato. No, no, È un quando peccato. vuoi, organizziamo. Bene, io non ho parole, grazie mille. Io non so, Pure. io nel senso, mi verrebbe di fare 10 miliardi di cose, 10 miliardi di voci, perché Io sto qua, c'è guarda. veramente Ci sta, ma sono in tranquillità. di tutto di più. Prima mi sono andato a vedere un pezzettino di Eros e Pollon, poi è tornare indietro di anni, Allora, è un pochi momento. giorni fa una radio di Santo Domingo, aiuto, una radio spagnola, ci ha intervistato a me e a Liliana Sorrentino e quindi si è ricostituita la coppia Pollon Eros, che insomma sono Certo. passati diversi anni, Qualche anno, qualche anno, sì, esattamente. andavo a scuola. Beh, però sono soddisfazioni. E com'era doppiare e essere, cioè i ragazzini, i compagni di classe, si accorgevano che diceva, scusa, ma tu Allora, io era bello. sì, no, era bello perché mi facevano le domande, poi insomma mi vedevano in maniera insomma diversa, ah, Certo. quello fa l'attore, fa il doppiaggio, fa le voci. Mi ricordo che mi bullavo, mi facevo tutto il fico, facevo quando doppiavo Goldrake e lì ci fu il boom Oddio, della mia famiglia. Goldrick me lo sono dimenticato. Io il mio primo robottone in assoluto. Cioè,
E fu un boom pazzesco, un successo pazzesco, per cui io andavo in classe e tutti volevano una sapere... rivoluzione. Una rivoluzione, esatto, una rivoluzione. E io facevo finta che sapevo quello che succedeva nelle puntate successive, facevo finta che sapevo la sigla giapponese a memoria, che non era vero però. Insomma, sì, facevo il figo, insomma. Ci stava. Cioè, tu vai a casa, finita, vai a casa, fai pranzi, a merenda, accendi la televisione e ci sto io. Quindi, insomma, permettetemi di tirarmela un po'. Mi sembra anche giusto. E niente, io grazie, non ho parole, sono passati 45 minuti, sono volati. È stata veramente una soddisfazione enorme perché ho ripercorso la mia vita, ho ripercorso con le voci, con la tua voce, ho ripercorso tutta la mia vita oggi e continuerà poi perché ci sono tutte cose in divenire. Ecco, progetti, come incide questo coronavirus? Si è bloccato tutto? Allora, si è bloccato per un paio di mesi, adesso da circa una settimana più o meno abbiamo ripreso a lavorare con le dovute accortezze, ovvero sia mascherina, guanti, sanificazione delle sale. Ogni volta che un attore finisce il suo ruolo, esce, la sala viene tutta sanificata, disinfettata e quant'altro, e sia l'attore in sala che il direttore hanno un pannello divisorio di plexiglass dove il direttore è separato dal fonico e l'attore dall'assistente al doppiaggio, per cui appunto c'è non solo una distanza di tot metri, addirittura c'è questo pannello, cioè, esatto, e poi esci fuori, insomma, al corridoio c'è a mucchina disinfettanti, guanti e mascherine a volontà. Che sembra di doppiare l'ospedale. Sì, esatto, sembra di essere un ospedale, sì. Addirittura alcune lavorazioni ti permettono anche di doppiare con la mascherina. Ma lì non si falsa la voce? Anche secondo me, però sembra che poi, io non me ne intendo perché non è il lavoro mio, però dicono i fonici che c'è un procedimento per cui si può poi depurare la voce da questo effetto maschera. Vabbè, ma però, se non è esempio, solo in sala. Sì, esatto, sì. Però io per esempio sto... non si può dire perché Netflix vige il segreto, però insomma sto dirigendo una serie TV, e però stiamo doppiando, cioè il doppiatore davanti al microfono e senza mascherina. C'è l'assistente lontano, però è lontano l'assistente, c'è il plexiglass, per cui... Però insomma, se la leva appunto. Ma voi state doppiando quello che era... si era fermato? Allora, c'è il rischio che ferme le produzioni, fra un mese e mezzo non ci sia niente da doppiare? Esatto, adesso noi stiamo doppiando le cose che qui in Italia erano ferme per via della quarantena. Fra un po', sì, sicuramente rimarremo fermi o comunque ci sarà un rallentamento, perché in America giustamente sono stati fermi nelle produzioni. Quello è il problema, è certo. Io c'ho un dramma, perché io sono impazzito, sono pazzo per Law & Order, unità speciale, e me l'hanno interrotta in America. Non si fa così, no, non si fa. Queste sono cose che solo i nerd possono capire. Sì, quando finisce... Quando finisce una stagione televisiva e c'è scritto la seconda stagione fra un anno e mezzo. Come fra un anno e mezzo? Ma come fra un anno e mezzo? Ibernatevi. Cioè, svegliatevi fra un anno e mezzo. Cioè, non possono esistere un anno e mezzo senza la seconda stagione. No, c'è un sacco di serie di Netflix da vedere, ma già sono finite, non si fa così. No, sono cose bruttissime, assolutamente. E... io stavo benissimo in quarantena perché ho visto un sacco di serie TV, la goduria. I nerd in quarantena non stanno male. Cioè, se non fosse un problema economico, io che certo sono in cassa integrazione, o magari voi se vi rallenta il lavoro, se non fosse un problema economico, io sto a casa, i fumetti, le serie TV. Io ho un canale YouTube, a voglia, mi metto a leggere i fumetti, posso stare in quarantena 5 anni. Quindi grazie mille, è stato un piacere enorme, è un piacere anche enorme, per me, anche per me, veramente, ce l'abbiamo fatta. Sì.